Fiume, la città che vortica con la sua storia ciclica come le pale del mulino. Gesù Maria! Due terzi dei fiumani influenzati! Morti di influenza! Morme! Un morbo peggio del colera! Casualità! Stesso giornale, un'altra orribile disgrazia. La venditrice di crauti, Elisabetta, si avvia di notte col suo carretto verso il mercato, ma viene travolta da un tramvai. Per fortuna, nel 1852 compare a Fiume l'illuminazione a gas, tranne alcune lanterne lontane ancora illuminate a olio. E sì, a fine 800 a Fiume compare il primo tramvai elettrico. Che adesso non c'è più, Malvin sì. Garbo. Ora però abbiamo un sacco di monopattini verdi che sprecciano ovunque. L'altro giorno una vecchietta che stava portando i suoi pomodori al mercato è stata quasi investita da una di queste diavolerie. Fiume, la città che scorre e va veloce. Come l'autobus a due piani per i turisti. Li porta in giro per la città a vedere cose che c'erano, che ci sono e che non ci saranno mai. Fiume! Ponte di epoche e culture diverse, ma anche città di ponti che fino al 1632 non c'erano. Johann Weichard Valvasor annota che tempo prima, durante un pellegrinaggio, nella Fiumara annegarono dei frati e molti altri devoti alla Madonna. Di ponti adesso ce n'è a bizzeffe, tra gli altri uno molto grande dove i giovani bevono e pissano in compagnia di Kamov, Janko Polich Kamov. È un poeta di fine 800 di Sushak, morto a 24 anni a Barcellona. Olè! Kamov, il cavaliere dell'imprecazione nera che con la sua lirica devasta l'intera letteratura croata e annuncia l'arrivo dell'espressionismo europeo. Oltre ai ponti sulla Fiumara, a Fiume c'è il Molo Longo. Longo! Alcuni dicono longo, altri lungo. Longo! Longo. Non si sa chi abbia ragione, fatto sta che entrambe le forme sono in uso e che comunque si chiami, è stato costruito in onore dell'imperatrice Maria Teresa. È longo 1707 metri, per questo si chiama Longo. Longo, cioè tutti lo chiamano così, il nome ufficiale è Riechkin-Lukobran, cioè frangiflutti di fiume. Lukobran! Leggendo insieme la bilancia e qualche opera di Kamov,